La next gen è finalmente giunta. Ma quali sono i migliori televisori o i monitor in grado di supportare al meglio le nuove tecnologie introdotte da PlayStation 5 e Xbox Series X? Tra HDMI 2.1, VRR, ALLM e HDR, la confusione è dietro l'angolo. Cerchiamo allora di scoprire insieme i migliori modelli di TV e monitor in grado di accompagnare le console di Sony e Microsoft. Prima di proseguire, come sempre, ricordate di iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo video di EveryEye.it. Per godere appieno di tutte le funzionalità offerte da PlayStation 5 e Series X, occorre un televisore dotato di alcune caratteristiche fondamentali. Anzitutto l'HDMI 2.1. Il cavo HDMI trasmette le informazioni dalla console al nostro televisore. Questo nuovo protocollo è in grado di trasportare molti più dati e quindi di supportare risoluzioni più alte, una maggiore frequenza di aggiornamento e una serie di tecnologie come il Variable Refresh Rate e l'Auto Low Latency Mode. Scopriamo insieme di che cosa si tratta. Partiamo dal Variable Refresh Rate, il cui acronimo è VRR. Questa dicitura indica la frequenza di aggiornamento variabile, una tecnologia declinata con diverse varianti come il FreeSync di AMD e il G-Sync di Nvidia, che permette di sincronizzare le immagini inviate dalla console con il televisore, evitando in questo modo l'insorgere di artefatti grafici come quelle antipatiche righe che spezzano l'azione o quelle strane scie che sembrano perseguitare i nostri alter ego virtuali. L'Auto Low Latency Mode con l'acronimo ALLM è una tecnologia che attiva automaticamente la modalità gioco sui televisori compatibili, abilitando diversi vantaggi che rendono l'esperienza di gioco ancora migliore. I principali produttori come LG, Sony, Samsung e tanti altri hanno implementato queste particolari funzionalità nelle nuove serie di televisori per il 2020. Andiamo quindi ad analizzare le migliori proposte per giocare al meglio con PlayStation 5 e Xbox Series X. Iniziamo con un televisore realizzato proprio da Sony e denominato dalla stessa casa madre come pronto per PlayStation 5. La serie Sony XH90 è disponibile nelle varianti da 55, 65, 75 e 85 pollici, con prezzi consigliati che partono dai 1199 euro. Il TV offre un pannello OLED con tecnologia Full Array LED, risoluzione 4K e refresh rate fino a 120 Hz, in grado di esprimere una buona qualità dell'immagine grazie anche al supporto dei formati HDR10 e Dolby Vision. Il comparto audio è sorretto dal sistema Acoustic Multi Audio con piena compatibilità con il Dolby Atmos. Il Sony XH90 è dotato infine di connessione HDMI 2.1 e supporta il VRR così come la ALLM, un compagno ideale per la nuova PlayStation 5, ma può affiancare anche Xbox Series X con gli stessi risultati. La nuova gamma di televisori LG si contraddistingue per un'attenzione particolare al mondo del gaming. Il TV OLED LG CX è disponibile nelle varianti da 48, 55, 65 e 77 pollici, con un prezzo di base che parte da 1.449 euro. LG CX offre un pannello 4K compatibile con HDR10 e Dolby Vision, un refresh rate fino a 120 Hz e la tecnologia di pixel autoilluminanti. LG CX è dotato di HDMI 2.1 con supporto al VRR e all'Auto Low Latency Mode e va persino oltre. Questo TV OLED targato LG è infatti il primo televisore ad offrire il pieno supporto alla tecnologia G-Sync di Nvidia. Il tutto magnificamente gestito dal nuovo processore Alpha 9 Gen 3. Insomma, uno dei migliori televisori da affiancare alle nostre Xbox Series X e PlayStation 5. Il TV OLED LG C9 è in grado di restituire una qualità dell'immagine superiore grazie al pannello con risoluzione 4K, un refresh rate fino a 120 Hz e il supporto ai formati Advanced HDR e HDR10 Pro, oltre al Dolby Vision e al Dolby Atmos. Anche in questo caso LG garantisce la compatibilità con HDMI 2.1, VRR e ALLM, con tanto di supporto al G-Sync di Nvidia. Le varianti sono da 55, 65 e 75 pollici con prezzi consigliati a partire da 1.549 euro. Il Samsung Q9 5T mette a disposizione un pannello 4K a 10 bit con refresh rate fino a 120 Hz, un processore di immagine 4K Quantum Processor con pieno supporto a HDR10, HDR10 Plus e Dolby Atmos, nelle varianti da 55 e 65 pollici, ad un prezzo consigliato di partenza pari a 2.049 euro. Non manca ovviamente la piena compatibilità con HDMI 2.1 e con VRR e ALLM, con Game Mode automatica. Un'ottima alternativa ai classici pannelli OLED, in grado di esprimere al meglio tutte le potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X. Scegliere un buon monitor da affiancare alle nuove console di Sony e Microsoft non è una missione semplice.
Qualsiasi tipo di soluzione va infatti incontro a qualche compromesso. Questo perché al momento non esistono monitor PC in grado di supportare lo standard HDMI 2.1, sebbene alcuni produttori abbiano già annunciato l'arrivo dei primi modelli a partire dal prossimo Natale. Stiamo parlando sia di Asus ROG, che proporrà pannelli da 27, 32 e 43 pollici, risoluzione 4K e un refresh rate fino a 120 Hz, sia dell'Acer KV con un display da 28 pollici, risoluzione 4K e refresh rate fino a 144 Hz. Entrambi i monitor saranno dotati di certificazione HDMI 2.1 con il supporto al VRR e all'Auto Low Latency Mode. Esistono tuttavia delle valide alternative subito disponibili a patto di volersi accontentare dei 4K a 60 Hz o dei 1080p a 120 Hz. Questo particolare monitor targato Asus ROG è stato espressamente progettato per le console e offre un display da ben 43 pollici dotato di risoluzione 4K, refresh rate da 120 Hz, AMD FreeSync 2, HDR e HDMI 2.0. Il monitor include due speaker da 10 W nonché la possibilità di essere controllato da remoto, il tutto a partire da 1229 euro. LG 27GN950 mette a disposizione un pannello 4K da 27 pollici con un millisecondo di input lag, refresh rate a 144 Hz e compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro e Nvidia G-Sync. Il monitor garantisce un'ottima resa delle immagini grazie alla certificazione HDR600 e una connettività assicurata dalle due porte HDMI 2.0. Al prezzo di 1199 euro, uno dei migliori monitor PC in grado di sfruttare la potenza di PlayStation 5 e Xbox Series X fino ai 4K e ai 60 fps. Se volete provare una maggiore immersione, MSI Optix Mag 321 offre un pannello curvo da 32 pollici, con risoluzione 4K UHD a 60 Hz, tempi di risposta pari a 1 millisecondo e AMD FreeSync. Il monitor è certificato HDR Ready ed è dotato di due porte HDMI 2.0. Un buon compromesso per giocare con PlayStation 5 a 4K e 60 fps al prezzo di 499 euro. Sebbene PlayStation 5 non offre il supporto ai 1440p, almeno per il momento, alcuni monitor dotati di questa risoluzione sono in grado di accettare il segnale 4K, effettuando automaticamente il downscaling e offrendo prestazioni e qualità ottimali. La nuova serie di monitor da gaming Samsung Odyssey G7 è disponibile nelle varianti da 27 e 32 pollici ed è equipaggiata con display curvo QLED con risoluzione 1440p ed un refresh rate di ben 240 Hz. I monitor in questione offrono il pieno supporto alla tecnologia AMD FreeSync 2 e Nvidia G-Sync. Ovviamente questo monitor è ideale anche per Xbox Series X, che supporta nativamente la risoluzione 1440p ed effettua il downscaling dal 4K. Un'ottima scelta se si vuole godere delle nuove console a partire da 649 euro. Si conclude qui la nostra lista dei consigli. Diteci nell'area dedicata ai commenti qual è la vostra esperienza con le console di Sony e Microsoft.